prima cosa importante è il casting. Immagino che dopo la sceneggiatura e quindi la costruzione di tutti i personaggi, tu nel libro appunto racconti che per esempio alcuni dei personaggi erano particolarmente cari a Benvenuti De Bernardi, come per esempio Santo Lamazza, no? Che fa quegli scherzi atroci, diciamo. Ti ricordi, c'è qualcosa da raccontare, no? Nel momento in cui ti sei messo lì a pensare 23 attori che fossero all'altezza quando Mario Cecchigori, dopo avermi tirato il copione addosso, che mi tirò il copione con violenza e tutte le pagine, erano 220 pagine all'epoca, era scritto all'italiana il copione, quindi svolazzavano per via Banda Moriani, perché il film gli faceva schifo, perché era troppo logorroico, perché era triste, perché io non facevo ridere mai, perché era verboso, troppa gente, faceva altro ripete così, poi alla fine mi ha detto lo vuoi fare, fallo. Ecco, io dissi, questo è un modo per partire malissimo, dico, perché tu cazzo il regista di fallo. Lui mi disse, sì, ma non mi fa spendere tanti soldi, io voglio attori, non mi prende quelli. Allora io dissi, non ti preoccupare. Allora io andai a prendere degli attori, non che erano, però degli attori che erano bravi, qualcuno che veniva dal teatro, qualcuno che veniva dalla televisione ma aveva fatto un buon cabaret. Ho scelto bene il mio cast, è stato perfetto, quel cast è stato veramente perfetto. Ho avuto anche il coraggio di trovare un personaggio dalla strada, Bernabucci. Un applauso a tutti, un grande altro Bernabucci, non è più con noi. E anche tu incontravi nel bar. A bar a Piazza Santa Maria della Rota dice che vendeva enciclopedie, dice, però non lo sapeva mai. Però aveva quella voce così baritonale, con questa risata così contagiosa, che era fantastico. Dico, questo se poco mi segue, viene fuori un grande personaggio. Lo convocai, lui non ci credeva, venne e gli spiegai il personaggio, lui aveva un gran coraggio e mi disse c'è provo, ma ce ne devo riuscire, è un'occasione unica. Signoretta, ci provò, mi ha seguito e devo dire, ricordavo prima con Fabio, è stato fantastico, il suo primo film non ha mai fatto niente d'attore, impressionante. E là mi sono sentito un piccolo Vittorio De Sica, che era riuscito in piccolo, che era riuscito però a dirigere uno preso da strada così, però c'era un bel clima sul set, il clima era veramente sereno, non c'è mai stata una lite, non c'è mai stato un momento di invidia, non c'è mai stata una competizione. La serenità doveva regnare sovrana e il divertimento. Tutti mi hanno seguito e devo dire che tutti quanti poi alla fine abbiamo avuto un bellissimo ricordo. Nel libro si racconta anche che siamo formate un po' due piccole tribù a seconda di chi andava a cena con chi, no? Qui abbiamo per l'appunto... Cristian, con chi andavi a cena te? Con Ghini? Con Nancy Brilli? La sera dopo le riprese, a parte mia sorella, andavi con Nancy, con Massimo che eri molto legato, Eleonora, basta, e tutti gli altri andavano con... No, li conoscevo. Andavano con Natoli, Bernabucci, e anche Piero, mamma mia. Anche Piero Natoli, un applauso a Piero. Vogliamo dire, scusa Carlo, che c'è anche un grande protagonista che è la villa dei Quintili, disegnata da Busiri Vici. In realtà adesso no, è una cosa, la scelta della villa è stato il primo vero casting, il fatto di raccontare tutto in quel posto lì. Mi ricordo che facemmo un sopralluogo con Danilo Desideri, che vedemmo ville su ville, non c'era una villa che funzionava, o c'era un salone grande, tre stanzette squallide, in posti meravigliosi, ma non si trovava la villa che avesse degli snodi, un piano di sopra, un piano di sotto, una tettoia, una cosa, eravamo veramente in grossa difficoltà. Allora siamo andati in questa villa di Fiorucci, che non aveva mai dato al cinema, perché il padre
poi a chi glielo cava la casa, mi presentai e dissi: guardi, ho un film da fare, quanti giorni vi servono? Dico: guardi, ci servono 9 settimane e mezza. Quante? 9 settimane e mezza. All'inizio erano, poi dopo credo che il produttore abbia alzato un pochino la cosa e allora alla fine la, cioè, il primo giorno avete sfasciato una cosa, si è rotta, abbiamo rotto un vaso e io dovevo cominciare dalla scena numero uno, praticamente la prima scena nell'insieme di tutti noi all'interno della villa, con la rottura di questo vaso, che noi non rompevamo niente, era una truppa fantastica, purtroppo ruppe un vaso, il padre si arrabbiò e non ci fece girare in, quella, in quell'angolo della, della villa, e per me fu una tragedia, perché non potendo iniziare dalla prima scena nella villa coralmente, io non sapevo più alla scena 43 quello che era successo prima, quindi per me è stato un dramma, ma anche un dramma per gli attori. Io andai nel bagnetto, nel bagno degli ospiti, mi ricordo, chiusi a chiave, appoggiai la testa al tubo dello scarico, mi vennero veramente delle lacrime, perché dissi: io questo film lo sbaglio, e dissi la preghiera a Sergio Leone, ve lo giuro, Sergio mio, aiutami te, dissi quello. Poi